Allora, adesso divertiamoci a osservare questa formula e vedere che cosa poi se ne può ricavare. Perché dal nostro punto di vista questa formula contiene l'essenza della mistica speculativa occidentale, se vogliamo, anche quella orientale. E la mistica speculativa, riteniamo, insieme a Vannini, a Simone Weil e tanti altri, che sia l'apice della razionalità umana. Quindi qualcosa da prendere molto molto sul serio. Allora potrei dire che questa formula potrebbe essere considerata, per la sua forza esplicativa, una rivoluzione importante, paragonabile a quella famosissima formula che tutti conoscono, l'energia E uguale MC2, cioè. Eccola qui la formula, questa la scrivo qua, poi la cancello. Allora, energia uguale m massa per c, velocità della luce. Energia uguale massa per velocità della luce al quadrato. Questa formula ha aperto un mondo che ancora adesso continua a produrre novità nel mondo della scienza. Questa formula non ha certo la pretesa di avere quell'acutezza, è qualcosa di molto semplice, direi che è una formula elementare che si può tranquillamente far ricavare da dei bambini della prima media. Comunque è molto potente. Vediamola. L uguale libertà, N uguale necessità, G uguale giudizio. Bene, la forza di questa formula è nella scelta degli oggetti, dei concetti che intende mettere vicini gli uni agli altri. Libertà per l'essere umano indica umanità. È umano l'essere che è libero, l'essere che è costretto a riprodurre le stesse cose, non esprime l'essenza dell'essere umano. La libertà è l'essenza dell'essere umano. Infatti, l'uomo nasce senza istinti, o sono molto limitati. Quindi, a differenza degli animali, non è guidato dagli istinti, è libero di costruire nuove cose. Ma poi vedremo che questa libertà, anzi l'anticipo subito, è sempre stata messa in discussione nella storia della filosofia. Per cui ci sono quelli che hanno ritenuto che l'essere umano fosse determinato assolutamente, altri che lo considerano libero, altri che dicono una via di mezzo. Allora, ritengo che coloro che lo considerano via di mezzo siano quelli più vicini al vero. Tra questi annovererei senz'altro il Buddha, Confucio, Aristotele, Platone, Gesù. E per arrivare a Spinoza. Spinoza dice molto chiaramente che l'essere umano è determinato, è guidato da che cosa? Da poi il secondo termine, che è la necessità. Cioè, l'essere umano crede di essere libero, è come un sasso che è lanciato nello spazio. A un certo punto prendesse coscienza, dice: ah, io mi voglio muovere, ah, io sono libero di muovermi, ma in realtà è stato lanciato da qualcos'altro. Spinoza dice che questo è vero fino a un certo livello di coscienza, ma l'essere umano può imparare ad osservare i suoi pensieri e a disidentificarsi da questi pensieri. Nel momento che è in grado di osservare i suoi pensieri, che sono meccanici, avvengono da soli, in quanto Spinoza lo dice con la psicologia del suo tempo. Io vedo qualcosa fuori di me, sento l'odore, eccetera. Questo, i sensi producono dentro di me delle reazioni a livello della percezione. Quindi mi produco delle immagini interne e mi vengono dei pensieri e traduco in parole. Bene, queste cose sono legate ai sensi. È quello per cui è il tipo di livello che nella filosofia di Aristotele viene chiamato il nous, il nous, nous. Patetikos, di cui abbiamo già parlato tante volte, è il nous collegato ai sensi. Quindi l'essere umano, finché è determinato dalle sue sensazioni, non è libero. Ma Platone aggiunge ancora una cosa importante: non è libero non solo per quello che i suoi sensi colgono e quindi le reazioni che determina al suo interno, ma anche perché l'essere umano è dominato dal giudizio sociale. E qui Platone inserisce qualcosa di molto importante,
che forse è stato spesso sottovalutato, fino ad arrivare alla chiara definizione di Simone Weil, che dice: la sofferenza è sempre sociale, cioè noi soffriamo per ragioni di quello che gli altri pensano. Simone Weil. Allora guardate qui quali sono i termini della nostra formula. Libertà uguale necessità meno giudizio. Ora espanderemo questa formula fino a farne vedere alcuni lati, e grazie appunto alla matematizzazione dei concetti, sappiamo, noi possiamo sviluppare una capacità di analisi molto superiore che se ci limitiamo a farlo attraverso un'esplorazione solo verbale, perché la matematizzazione dei concetti favorisce una simbolizzazione che per il cervello è estremamente economica, quindi consente di compiere delle operazioni che, se dovessimo fare attraverso la logica digitale delle parole, ci troveremmo col cervello intasato subito dopo poco. Guardate che già le formule che impariamo nelle scuole medie, se dovessimo impararle concettualmente, ci brucerebbe il sistema nervoso. Quindi diciamo che la matematica è un servomeccanismo che consente alla nostra intelligenza di svilupparsi pienamente. Bene, allora, adesso vedete qui che ci sono questi altri due termini, la N e I. Cosa vuol dire E? Giudizio, necessità esterna e necessità interna. Cos'è la necessità esterna? La necessità esterna è tutto ciò che accade fuori di noi. Brucia una casa, mi si rompe il frigorifero, oppure un vicino di casa mi insulta. Una persona mi viene addosso con la macchina e mi rompe una gamba. Tutte queste cose sono necessità. Che cosa intendo per necessità? Sono cose che avvengono per determinazione di una serie infinita di catene necessarie di cause-effetti. Se quella persona non si fosse stato stanco, non avesse litigato col suo superiore, se fosse stato più vigile, non mi sarebbe venuto addosso. Ma è anche vero che se non fosse stato capace di guidare la macchina, ma è anche vero che se non fosse nato non sarebbe lì, e se non avesse quella testa, e così via. Ma questo vale anche per il vicino di casa che mi insulta. Mi insulta perché è nato in una certa famiglia, ha acquisito una certa epistemologia, ha visto il mondo in un certo modo, fino a vedere in me un essere da insultare. Bene, noi non abbiamo capito che cos'è la necessità. Facciamo molta fatica a comprendere che la necessità è qualcosa che, come dice il suo termine, non si può evitare. Adesso vado avanti, poi approfondisco il termine necessità. Semplicemente adesso riprendiamo la formula e vediamola in altro modo. La cambiamo, la giriamo. Necessità esterna e interna più il giudizio, cosa pone? Fine alla libertà. Okay? Necessità esterna più il giudizio produce la necessità interna. Adesso proprio voglio applicare a questa, chiarire bene cosa significa questo. Allora, la necessità esterna, per esempio, il vicino mi insulta, se io pratico il giudizio, non avrebbe dovuto farlo, questo pensiero giudicante genera in me una sofferenza che io non riesco a eliminare, non so come fare. Quindi mi trovo nella condizione o di attaccarla a mia volta, o di scappare via, o l'inibizione dell'azione, che come abbiamo visto sono risposte spesso non funzionali, in particolare l'inibizione dell'azione che è la porta d'ingresso delle malattie fisiche e psichiche. Ma anche l'attacco non è molto utile, che potrebbe essere che ne nasce un'escalation. Anche la fuga potrebbe non essere molto utile se io poi comincio a rimuginare che avrei dovuto fare qualche altra cosa. Bene, nel lavoro di Byron Katie, l'ultimo lavoro di cui ci siamo occupati, il tema del giudizio è affrontato in modo così limpido che si può dire che abbia posto la parola fine a tutti a qualunque tipo di dubbio, perché ha fatto vedere con una chiarezza incontrovertibile che il giudizio, cioè il pensiero giudicante, è la vera fonte della sofferenza. Adesso approfondisco e andiamo a vedere quello di sotto.
La necessità esterna, quindi la vicino di casa mi ha insultato e non poteva che fare così, perché quella è la sua testa, più il mio giudizio genera una necessità interna, cioè io divento reattivo. Quindi ecco cosa vuol dire che non ho più libertà. Sono reattivo, sono diventato una macchina che agisce nella catena infinita di necessità di causa-effetto. La cosa paradossale è che mentre io reagisco credo di compiere un atto di libertà, mentre invece proprio grazie al giudizio e l'identificazione nel giudizio, nel credere vero quel giudizio lì, io mi condanno alla necessità, cioè a funzionare come un robot. Adesso andiamo a vedere un po' più approfonditamente. Allora, in fondo che cos'è l'ego? Oggi possiamo dire che l'ego è giudizio. Ma il giudizio cos'è? È la fine dell'empatia. Ma la fine dell'empatia vuol dire che cosa? Che si è chiuso uno dei due occhi dell'anima. Gli occhi dell'anima sono due, sono l'intelligenza, l'intelletto e amore. Nel momento in cui giudico non c'è più l'occhio dell'amore aperto. Ma se l'occhio dell'amore non è aperto, l'intelligenza diventa miope, non ci vede bene, quindi costruisce dei quadri concettuali erronei. Comprendere questo, che l'anima ha due occhi, e questo ce lo dice la mistica, per esempio una mistica che ha scritto quasi un libro intero su questo, lo specchio delle anime semplici, Margherita Porete, che è stata poi bruciata viva nel 1309 come eretica, parla del punto dei due occhi dell'anima e sono un punto centrale. Due occhi dell'anima sono poi due occhi divini, cioè l'amore, il massimo amore, e il massimo intelletto, che poi portano a che cosa? Al bene e alla giustizia tra gli esseri umani. Allora, ecco perché G è così importante, perché G è il nucleo centrale dell'ego. Se non c'è giudizio, non c'è più ego, e quindi c'è anima, e quindi c'è divino. Ecco perché questa formula è importante, non perché in sé sia una struttura difficile da capire, è banale, ma mette vicino gli elementi essenziali, che la psicologia occidentale non ha fatto, perché li tiene spesso separati, lontani, non sufficientemente analizzati. Adesso passo e vediamo un approfondimento di queste formule, perché è molto interessante. Guardate qua. La necessità, interna o esterna, non importa, possiamo considerarla come la volontà del tutto, naturalmente intendendo per volontà in senso metaforico, in senso figurativo. Cioè, che per persone credenti può essere considerata appunto la volontà divina. Dice Simone Weil, come faccio a sapere qual è la volontà di Dio? E Simone Weil risponde, basta che osservi ciò che accade è ciò che Dio vuole, punto. Ma anche il male, è certo, ma non nel senso che vuole il male, ma nel senso che l'infinita catena di cause e effetti necessarie produce quello. In termini diversi dalle nostre, dalle nostre forme religiose, no? Dove non c'è Dio monocratico, il Dio unico, ma dove c'è una visione del tutto come divino, nel mondo orientale si parla a questo proposito di karma. Quindi le azioni distruttive degli esseri umani producono la legge del karma, che è la legge del causa-effetto, cioè se produco una cattiva azione, questa cattiva azione produrrà degli effetti, i quali si manifesteranno subito, vicino, oppure un pochino più lontano, ancora più lontano nel tempo e nello spazio, ma non si scappa la legge del causa-effetto. Se io brucio una foresta, non è che i miei figli la troveranno non bruciata. Se distruggo un'opera d'arte, non è che allora dopo invece magari mi nasce un nipotino e dico ti voglio far vedere quell'opera d'arte, l'ho distrutta, è distrutta. Ecco. Quindi la legge del causa-effetto è l'inesorabile legge dell'universo. Possiamo chiamarla anche come la volontà del Tao, anche se in questo è un controsenso, ma ci siamo capiti. Adesso guardate qua, bene, quando la volontà personale viene tenuta separata dalla volontà divina o la volontà del tutto, che cosa si genera? F. Cosa sta F? Per follia. La follia è separare la volontà personale dalla volontà del tutto. Questo nel Tao, negli insegnamenti del Tao, è assolutamente pacifico, non ci si discute su queste cose qui. Chi non ha capito questo
non può manco entrare a scuola perché non ha capito l'ABC. Ecco. Bene, guardate adesso la formula successiva, che conferma quella precedente. La volontà personale, qui c'è il simbolo di Apson, quando si sintonizza con la volontà divina, la volontà del tutto, la volontà del Tao, che cos'è? La salute. Ma la salute è anche salus, che vuol dire anche salvezza. Quindi, di qui c'è la follia, la perdizione, di qui c'è la salvezza. Quindi, come dicono i mistici, la vera libertà umana è rinunciare alla volontà personale o la volontà appropriativa o volontà egoica. La vera libertà umana è essere al proprio posto, cioè saper pensare, perché il pensiero corretto viene da soppesare, che soppesare per mettere al posto giusto. Allora l'essere umano non è un Dio creatore di un mondo, né un diavolo che può distruggerlo, è semplicemente un animale che poi ha sviluppato ragione e spirito. Questo è l'essere umano. E allora, se sta al suo posto, l'essere umano sa cosa deve fare. Deve sintonizzarsi con ciò che c'è nel qui ed ora e rispondere, non reagire, perché l'essere umano è creativo. Ma come abbiamo già visto, l'essere umano può essere può essere creativo solo se è libero. Perché se non è libero, è coartato. Se è coartato, è necessitato. Adesso vediamo. Ma così, proprio per divertirci, poi è chiaro che queste formule vanno studiate, cioè vanno fatte oggetto di meditazione. Adesso vediamo cos'è la follia. La follia è la volontà personale contro, questo è il simbolo, contro la volontà del tutto. Ecco, quindi che le pretese, le lamentele e le accuse sono follia, perché la mia follia mi mette la mia energia contro l'energia dell'universo, l'energia del tutto. È chiaro che di fronte al tutto chi perderà sarò io, non è il tutto. Ecco. Ancora questa. Volontà personale a cosa si riduce? A giudizio. Quindi quando io dico la formula iniziale, la libertà è necessità meno giudizio, posso anche dire uguale necessità meno volontà personale. Se non ho volontà personale mi sintonizzo con la necessità, ma ho visto che la necessità è volontà divina e quindi sono in armonia. Poi approfondiamo cos'è giudizio. In parte l'abbiamo già detto, il giudizio, espandiamolo, è pensieri giudicanti, cioè pensieri corrotti. Perché giudicanti? Perché corrotti? Perché i pensieri giudicanti sono pensieri egoici, sono i pensieri che provengono dalla volontà appropriativa. I pensieri giudicanti sono automatici, nemmeno la volontà appropriativa li produce, si producono da soli e prolificano tanto più quanto più esercito la volontà appropriativa e quanto meno mi sintonizzo con l'universo. È chiaro che se mi sintonizzo con l'universo, pian piano i pensieri automatici contenenti giudizio si riducono, ma se io durante il giorno pratico continuamente pensieri giudicanti, è chiaro che la notte farò sogni coerenti con questi pensieri e poi andrò a fare analisi per vedere cosa significa questi sogni. È una nobilissima attività, per carità, però a mio avviso va visto anche l'origine di questi pensieri giudicanti. Guardate poi il passo successivo che è molto interessante, guardate qui, pensieri giudicanti interni uguale pensieri giudicanti esterni che sono diventati pensieri giudicanti interni. Cioè una società con i suoi pensieri giudicanti fa sì che gli esseri umani che vivono in quella società li interiorizzino, come respirano l'aria. Quindi questi virus del pensiero, perché i pensieri giudicanti sono virus del pensiero, sono diabolici, il giudizio è separatività, il giudizio ci separa dall'anima, il giudizio ci separa da Dio, questi pensieri diabolici, questi pensieri giudicanti che abbiamo al nostro interno sono fotocopie con piccole varianti di quelli esterni, naturalmente filtrati attraverso i pensieri giudicanti che abbiamo appreso dalla nostra famiglia. Quindi abbiamo, diciamo, l'epistemologia collettiva, il modo di conoscere il mondo attraverso quei pensieri giudicanti praticati da una certa collettività e cultura, filtrati attraverso quelli della propria famiglia e poi finalmente i nostri personali, che però sono varianti minimali di questi.
Quindi non ci si costruisce l'ossessività da soli, non ci si costruisce un'anoressia da soli, si costruisce attraverso i materiali che ci sono fuori. I materiali sono insieme di pensieri giudicanti, arrangiati in un certo modo, in un altro, producono diverse patologie che ci sono note. E adesso guardate qua. Allora, la volontà personale, se gli togli il giudizio, meno il giudizio, diventa la volontà del tutto. Quindi non è da buttare via la volontà personale, che dice io devo rinunciare alla volontà, non devo volere più niente, e muoio di fame. No, no. La volontà personale, in senso, basta che diventi non più appropriativa, ma diciamo volontà personale animica, diciamo così. E in fondo che cos'è? Qual è il compito? Eccolo qui, bisogna restringere un posto poverino. Qual è il compito dell'io? Il compito dell'io è mettersi a servizio della propria anima. Quindi l'io ha una sua volontà, ma è una volontà sintonizzata con quella dell'anima. Perché questa avvenga bisogna che sia a contatto con l'anima. Perché sia a contatto con l'anima non ci deve essere giudizio. Ecco allora che la volontà personale, quando la persona si è purificata, diventa la volontà divina, la volontà del tutto. Adesso guardiamo questo. I pensieri giudicanti esterni sono la grande bestia di Platone. E con questo mi fermo.